Sì, siamo con Giovanna Melandri, ministro per lo sport e politiche giovanili. Buonasera. Buonasera. Dunque, si apre oggi con il congresso della sinistra giovanile, contemporaneamente a tanti altri congressi di sezione, la fase congressuale del partito. Ecco, un'organizzazione giovanile così radicata nel territorio come la sinistra giovanile, quale importanza e quale significato strategico e politico ha per un partito come IDS? L'hai detto tu, strategico e centrale, però secondo me ce l'ha soprattutto per un partito come il Partito Democratico, oltre che il partito da cui viene questa esperienza è fondamentale e strategica per ciò che stiamo cercando di costruire. Ecco, io credo che non solo questa è una esperienza, è una giovanile di un partito consolidato con una sua storia, ma io credo che è un'esperienza che sa rintracciare anche le comunanze, i legami, le relazioni con tanti giovani che non hanno la tessera dei DS e che possono essere interessati ad avere la tessera del Partito Democratico. Quindi ho detto prima, concludendo il mio intervento, che senza questa generazione il Partito Democratico non ha senso. Senza questa generazione il Partito Democratico è un progetto monco. Il mio sogno è che il gruppo dirigente futuro del Partito Democratico sia composto da un terzo di donne, un terzo di uomini, un terzo di donne e uomini sotto i 40, forse potremmo anche dire 35, diciamo 40 per... E che soprattutto voi ci aiutate nel rapporto, nella relazione diretta che dobbiamo avere con tanti cittadini giovani che possono partecipare a questo progetto e che oggi non hanno tessere in tasca. Un'ultima cosa, il suo ministero, appunto il suo dicastero, è quello più inerente al problema giovanile, essendo appunto quello sport e politica giovanile. Ecco, a livello governativo, quali sono... In breve, l'ha già esposto nel suo riassunto, nel suo intervento, scusi. Lo so. Come spingerà il governo per cercare di favorire ancora di più le giovani generazioni? Rispondo così. Intanto io considero il Ministero delle Politiche Giovanili in qualche modo anche il vostro ministero, nel senso il vostro non solo generazionalmente ma politicamente. Il frutto di una battaglia di idee, di suggestioni, una battaglia politica che la sinistra giovanile ha fatto per la costituzione del ministero, quindi io sono, come dire, lieta di dire che sono qui perché ci siete voi dietro, perché altrimenti non ci sarei, o comunque non ci sarebbe il Ministero delle Politiche Giovanili. E per quanto riguarda le politiche, davvero difficile riassumere, lo dico così. Eravamo partiti come un ministero senza portafoglio, oggi abbiamo un fondo per le politiche giovanili che dobbiamo gestire bene e soprattutto abbiamo un piano trasversale d'azione costruito con altri dicasteri su tanti temi, lavoro, casa, formazione, creatività, cultura, immigrazione, politiche sociali. Io non voglio parlare dei giovani italiani come di bulli e pupe, penso che le politiche giovanili siano innanzitutto politiche di sviluppo e abbiamo lanciato un concorso di idee progettuali, però forse la cosa che dovrei fare è rinviare al sito del Ministero, così potete frequentarlo e vedere le tante cose che abbiamo fatto che in due minuti non riesco a riassumere. www.politichegiovaniliattivitasportive.it oppure www.pogas.it. Grazie mille, buon lavoro.